Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Art. Siamo tornati dopo le feste natalizie su Project Cars. Devo chiedere scusa se ho saltato qualche video, ma purtroppo ho fatto altre due gare nel frattempo. Ma una a Donington, ho fatto la pole, però mi hanno buttato fuori 5 volte su 5 ripartenze, mi è salito il nazismo e mi sono ritirato. E l'altra a Zolder ho fatto 15 giri, poi sbagliando tasto ho premuto il tasto di simul il resto della sessione, quindi purtroppo la macchina ha guidato da sola per altri 15 giri e non mi è sembrato il caso di pubblicare un video così scrauso. Ecco, pubblicherò al massimo solo 5-6 giri di gara, giusto la partenza. Adesso invece siamo alla prova 15 su 19, quindi ci avviamo verso la fine della nostra avventura sulla Formula 1 e siamo a Sakhitto, che dovrebbe essere la brutta copia di Suzuka. Anche se brutta copia un corno, mi piace più questo che è falsato di quello originale, perché Suzuka io lo detesto, ma questo mi garba parecchio. Abbiamo fatto la pole e neanche di poco, per dirla tutta, di 2 secondi. E siamo fortissimi nell'ultimo settore. L'unica pecca del nostro assetto è che la gomma anteriore destra si surriscalda da morire. Quindi speriamo nella durata. Io no, no, non metterei le medie perché comunque, non dovrebbe essere un problema la temperatura. Anche perché se un conto è la temperatura delle gomme anteriori, un conto è quella di quelle posteriori. Basta chiacchiere, andiamo. Pronti, attenzione alla frizione, come al solito. Partenza perfetta. Come al solito, se sentite un rumore di sottofondo, è il Logitech. Aia! Cazzo, errorino! Qui non ho capito perché non si va al tornante, ma va bene così, ci piace di più. Le gomme si devono ancora riscaldare. Anche i freni. Questa curva è spettacolare e la facciamo a bomba. Ed è qua che guadagniamo tantissimo. Attenzione a non prendere quei dissuasori all'interno della curva. Lungo, lungo. Va bene così. Per questo circuito ho adoperato un assetto molto rigido e molto carico di aerodinamica. Qui ho dovuto parzializzare perché ho iniziato tardi a curvare. Il kart tutto su rettilineo, vai! Dicevo,
molto rigido e molto carico, molto simile a quello che ho utilizzato a Spa. Sono 21 giri, io dovrei aver carburante per 23, quindi per ora il problema benzina non si pone. Mamma mia, cannone sta curva, in pieno. Occhio. Cinque secondi, dai, dai. Al limite. Panico. Ancora. La macchina tra l'altro è abbastanza alta comunque. Intanto vedo una fumata dall'anteriore, ma non capisco che diavolo è. Mi è capitato anche in prova, ma saranno i freni probabilmente. Bella bomba sta curva, dai, dai. Tutto il kers, tutto il kers. Abbassiamo ancora il limite. Stavo dicendo che comunque nonostante l'assetto carico si riescono a toccare punte anche di 320-330 all'ora su questo circuito. Anche perché non si percorre l'ultima chicane come avete visto. Cioè hanno tolto a mio parere giustamente le curve più lente del circuito che sono anche le più antipatiche. Beh, stiamo abbassando di altri 8 decimi. Tutto il kers, vai, di nuovo. 225 all'ora, scusate, 325. Ora abbiamo 10 secondi di vantaggio. L'unica cosa che devo fare, che dobbiamo fare, io e il mio team, da qui alla fine, è non fare stronzate. Come al solito. Ma sì, alziamo un po' il ritmo, tanto. Quei nuvoloni mi fanno quasi paura. Olè! Attenzione, al limite. Ecco, vedete le gomme anteriore e posteriore, per la verità a destra, si stanno surriscaldando. Ah,
Italia. Abbiamo avuto un warning per essere finiti lunghi. Torniamo in diretta. Abbiamo percorso 16 giri di 21 e abbiamo polverizzato a più riprese il record della pista. E adesso abbiamo fatto una stronzata. Grosso rischio c'è stato nel giro 12, quando alla curva 4, se non erro, no 3, scusate, ecco, io per parlare, vabbè, 43 secondi sul secondo, lasciamo stare. Dicevo, al giro 12, quando alla curva 3, quella subito dopo la prima curva sostanzialmente, abbiamo perso completamente il posteriore e non avessi frenato saremmo andati contro il muro proprio diretti. Ecco, a questa curva che viene adesso, questo posso, oh, ecco, l'ho preso male, macchina è andata in sovrasterzo e buonanotte. Mancano 5 giri alla conclusione, 4 giri e mezzo, qualcosa del genere. Io quando onestamente ho visto i circuiti del campionato, addirittura, attenzione, 6 decimi e mezzo sotto il record. Quando ho visto i circuiti del campionato, ho visto Donington, ok, Sacchitto, ho detto no vabbè lì mi ritiro, e invece Donington mi sono ritirato, ironia della sorte, qua mi sono dimenticato il Kers, vabbè. 5 decimi sotto il tempo migliore, ancora una volta record. Dicevo, Donington mi sono ritirato, qui invece Garona. Siamo ancora sotto il record, attenzione. No, i doppiaggi. Scusi, si leva? Grazie per avermi fatto perdere tempo. Cinque decimi sopra, stavamo facendo un altro record. Torno sempre a ripetere che l'intelligenza artificiale di sti tizi non è molto intelligente, avrebbero potuto fare molto meglio di così, o perlomeno come escono a noi le bandiere dovevano uscire pure a loro, invece no, sembra che a loro le bandiere blu se le dimentichino. Occhio sovrasterzo. Cinque decimi sopra rispetto al record. Anche se stiamo andando molto molto rapidi.
Bel trenino che ci abbiamo davanti. Proprio un bel gruppetto di amiconi. Siamo al penultimo giro. Stavo per fare la stessa boiata che stavo facendo prima. E come si fa adesso? Ecco, per l'appunto, come si fa adesso? Mano storto il volante, grazie ragazzi. Molto gentili. Mano storto il volante. Continuiamo così. Cioè, ma tu guarda come me l'hanno ridotto. Devono avermi rovinato anche l'aerodinamica perché non va più tanto veloce la macchina. Giro finale. Oh cazzo, il DRS mi stava letteralmente buttando fuori. Vabbè, DRS col volante così è molto sconsigliabile usarlo, quindi lasciamo perdere. Tra l'altro la macchina se ne va un po' a cazzo suo. Dai, Sacchitto, non te temo. Andiamo a vincere anche questa gara. Grazie zio. Bene ragazzi, come al solito, guarda, intanto ancora ho fatto 20 giri, quindi è doppiato. No, vorrei vedere giusto il distacco. Nel frattempo il prossimo round dovrebbe essere Watkins Glen, se non erro, che io non conosco come proprio pista, non l'ho mai fatto in vita mia. Vediamo un po' quando arrivano gli altri. Non so se nel frattempo pubblicherò anche il video che ho fatto sulla partenza a Zolder, perché comunque il circuito di Zolder mi piace molto, devo dire. Quando si trova l'assetto, ecco qua, 53 secondi, benissimo. Va bene così. Ovviamente punti 25. Cioè il campionato è già in mano nostra. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mettete un bel like e buona serata a tutti.